signori, buonasera. Eccoci a un'ulteriore puntata di Giallo Pistoia TVL. Con me Maurizio Cori. Oggi abbiamo Oscar Montani che buonasera. Viene a portare Picari Bastardi. Ovvero Oscar Montani, ormai ogni tanto diciamo, ogni tanto ritornano, abbiamo degli new entry, ma Oscar fa parte di quelli ogni tanto ritornano. Anzi, lui era partito quando, diversi anni fa, si era partito con lo skipper di Areggino, il Corto, o Corto, che era uno skipper ma anche detective. Poi ha cominciato a frequentare un po' i gialli di tipo storico e varie serie, partendo dopo il Rinascimento, il Medioevo, siamo arrivati fino al fascismo, quindi non ci si è fatto mai mancare nulla, no? Diciamo che a lui piace spiazzare e spaziare, pur non rinnegando quasi mai il seriale, perché poi tutti i suoi personaggi più o meno sono sempre ritornati. E oggi abbiamo una new entry, i Picari, cioè Picari Bastardi, ovvero una storia si svolge a Montevarchi e siamo nel 1620 per l'esattezza. Chi sono i Picari Bastardi? Che è un termine proprio spagnoleggiante, picaro, no? Allora, chiaramente bastardi perché è un periodo dove i bastardi erano piuttosto diffusi e erano anche personaggi di carriera, cioè siccome quando il bastardo era figlio di un notabile o di un nobile o di un principe o di un prelato, veniva in qualche modo allevato per far carriera e diciamo ce ne sono diversi esempi. Però quelli che fanno parte del gruppo dei personaggi del libro non sono di questo livello, nel senso vivono di espedienti, si adattano alla situazione e soprattutto girano, da cui ci ho aggiunto al bastardo il termine picaro, che è di quell'epoca, di origine spagnola, in quanto il personaggio principale era stato addestrato alle armi proprio da un capitano spagnolo che militava nella gendarmeria del Granducato di Toscana. Ma direi che c'è molta originalità nei personaggi, perché si ritrovano con questa comunanza che è le origini della famiglia, perché ognuno non sa o sospetta chi possa essere specialmente il babbo, insomma la mamma era nota, però del babbo ben poco si sapeva. Questo hai detto bene te, è un costume molto diffuso nell'epoca, però il picaro tra l'altro è non un personaggio in senso cattivo, cioè è un imbroglione ma che comunque ha una sua certa modo di comportarsi e quindi hanno direi dei mestieri, più mestieri che hanno in alcuni casi acquisito i tuoi personaggi. Ecco, come nasce ovviamente in un contesto storico ben preciso come quello che tu affronti l'individuazione di queste singolarità che si mettono insieme e costituiscono un gruppo che si picchettano un pochino tra di loro, ma che comunque sanno sostenere bene insieme gli eventi. Dunque, innanzitutto c'è da precisare, come in altre serie, e sono un autore seriale, lo confesso e non me ne pento, e io seguo questa logica. Se siamo lontano nel tempo, quindi Rinascimento, con Bertuccio, personaggi importantissimi che lo affiancano come, diciamo, aiuto, e questo può fare un po' ridere, ma Leonardo da Vinci che aiuta Bertuccio, io l'ho fatto. E anche questo mi ha divertito molto, perché alla fine ne risulta una cosa piuttosto simpatica. Però via via che si va avanti nel tempo, e Giuseppe ha citato l'epoca del ventennio fascista, e ovviamente questa cosa è meno facile, perché mentre nel Rinascimento i personaggi storici hanno degli anni, anche decenni, in cui non si sa cosa facevano, e questo fa molto gioco, perché
posso fargli fare quello che voglio io. Nel ventennio c'è la storia registrata, addirittura filmata, addirittura in audio, e quindi, era, e quindi uso personaggi di fantasia e i personaggi storici sono più di sottofondo. Ma torniamo al 1600. Mi interessava il 600 perché Montevarchi in quegli anni era gestrice, come podesteria, del più importante mercato d'Europa. E non solo, ma era in crescita. Tant'è vero che arrivò poi all'Ottocento, prima invasione napoleonica, dove il mercato addirittura stabiliva il prezzo delle granaglie per tutta l'Italia settentrionale e anche per parte dell'Austria. Questo perché i Medici, da buoni imperialisti colonizzatori nel loro piccolo, avevano preso Arezzo, perché Arezzo aveva la Val di Chiana, granaio della Toscana, ma forse anche d'Italia. E quindi Firenze si poteva alimentare utilizzando il granaio della Val di Chiana. A Montevarchi esistono ancora, con alterne vicende, ci sono i magazzini dell'abbondanza, citati da Fernand Braudel nel suo saggio Imperio e civiltà del Mediterraneo all'epoca di Filippo II, dove veniva stivato il grano che veniva da Arezzo. A Montevarchi c'è un torrente, l'ho citato più volte, che si chiama Torrente della Dogana, perché c'era un ponte e dalla parte fiorentina c'era un casottino della Dogana. I carri barocci o quello che fossero che venivano da Arezzo pieni di grano avevano l'obbligo di pagare della serie chi siete, dove andate, un fiorino. Il fiorino era l'obbligo. Poi dovevano entrare nella piazza del mercato, scaricare tutta la roba e interveniva il magistrato delle granaglie, perché c'era questa figura, il magistrato delle granaglie, il quale contava, vedeva se i mandati o i fogli di via erano fatti bene e riscuoteva un'altra tassa. Dopodiché doveva caricare tutto e portarlo al magazzino dell'abbondanza, dove il tenutario del magazzino riscuoteva un'altra tassa perché doveva conservare il grano. Quelli protestavano, dicevano, ma non è più il nostro, non è il porto, lo pagava lo stesso. Questo per dire, no, ma i fiorentini Arezzo, non so se lo sapete, ma quando presero Arezzo, impiantarono i cannoni nella fortezza. Avete visto, Arezzo si sale, no? In cima c'è la chiesa di San Francesco, con Piero della Francesca, ci sono pitture importanti, e sulla destra c'è la fortezza. Misero i cannoni, poi si accorgono che la torre campanaria della Pieve era troppo alta, ci batteva le cannonate. Dice, si butta giù 10 metri meno, che così i cannoni potevano tirare. Potevano passare. Questo. Quindi a Montevarchi c'era un pittore, Giovanni Martinelli, che io uso, il quale è stato poi un pittore di alto livello e anche molto famoso. Soltanto che in quell'epoca gli allievi pittori andavano alle botteghe ma non potevano firmare le opere. Per cui a Montevarchi il Martinelli fece parte della bottega del Michelangelo Vestrucci, altro importante pittore di opere, diciamo, religiose. Dopodiché, finito l'apprendistato con Vestrucci, si spostò a Firenze, dove c'era Jacopo Ligozzi, che era maestro di disegno e d'arte della figliola del Granduca. Potete immaginare che entrò in, come era introdotto bene questo Ligozzi. Il Ligozzi faceva fare le opere al Giovanni Martinelli, ci metteva la sua firma e poi voleva soldi riscuotere. Uno dei committenti non lo pagò. Ed era un quadro grande come quell'immagine là, quindi 3 o 4 metri per 3, quindi tanti soldi, no? Allora lo portò in tribunale. Poi si accorse che la mossa non era troppo furba, perché tutti i notabili di Firenze cominciarono a guardarlo male e non gli davano più lavoro. Allora disse, lo sai che fo? Piglio Giovanni Martinelli, tanto giovane, ingenuo, così lo porto in tribunale, fo testimone da lui, così la colpa se la piglia tutta lui, e così fu. Il Giovanni Martinelli, preso alla fuga, accusò il Ligozzi, riscosse soldi, però poi a Giovanni Martinelli gli toccò
lascia Firenze e siamo all'inizio della storia, perché da Firenze va via e per 8 anni non si sa che ha fatto. Siccome poi cominciò 10 anni dopo a firmare le opere, allora io ho supposto, è tutta fantasia, che fosse andato a Roma alla bottega di Giovanni Baglione, che era un caravaggesco, che rinnegò il Caravaggio, perché quando il Caravaggio ammazzò uno e poi gli toccò scappare, dice: io il Caravaggio ci ho mai avuto a che fare, figuriamoci, perché poi erano tutti figli di buona donna. E questo Baglione era sodale con i Gentileschi, il babbo dell'Artemisia, e un altro, i quali, quando il Caravaggio andò in disgrazia, cominciarono a pigliare un giro, scrissero addirittura delle odi contro il Caravaggio, invece. Quindi, diciamo, asti e sospetti e delitti anche. Quindi tu hai pescato a piene mani nella storia, in personaggi storici, che però, come tu dicevi giustamente te, c'è sempre un periodo poco conosciuto, e questo può essere utile alla fantasia dello scrittore. Ecco, tra l'altro, e poi i nostri personaggi si trovano in mezzo a una serie di delitti, tant'è che e qui scatta il meccanismo dell'inchiesta di polizia a cui loro devono far fronte. Diciamo, sono degli apprendisti investigatori. Allora, il personaggio principale, figlio di un diciamo di un delinquente notaio perché poi nel terzo libro si fa capire chi poteva essere il suo abbo, era stato messo a servizio di un notaio di figline che lo teneva come ragazzo di studio, quindi che significava che doveva spazzantare, lucidare, così, trascrivere degli atti, e quindi aveva imparato a leggere, a scrivere, ma anche leggeva tutti i libri della biblioteca del notaio, quindi si era fatto una sua cultura. A questo punto decise di prendere l'abilitazione come avvocato con la patente, perché allora ci voleva la patente della consorteria degli avvocati, per difendere in tribunale gli accusati, no? Però non l'aveva mai esercitata perché non gli piaceva. Allora mise le mani addosso a una nipote di questo notaio, il notaio lo scacciò e il suo abbo, sapendo la cosa, lo piazzò nella gendarmeria del Granducato, dove c'erano mercenari di varia provenienza, tipo per esempio questo capitano spagnolo che gli insegnò a usare la schiavona, una pesante spada, non la striscia da duello, la schiavona l'ho vista anche maneggiata al museo, pesa 1 chilo e rotti, quindi ci vuole una tecnica, ci vuole una tecnica, ci vuole anche tanta forza. Che succede? Che Mariotto si accoppia con la moglie del capitano, gli tocca scappare anche di lì, e arriva a Prato entra nella bottega di uno speziale e impara la professione, l'arte delle spezie, però anche lì si mette nei guai con la moglie o una nipote, non ricordo, e scappa a Montevarchi, dove per campare cosa fa? Fa il facchino al mercato, perché Montevarchi era un ricettacolo di gente con poca voglia di lavorare, perché si prestavano a fare il facchinaggio, che è il facchino normale di generi alimentari o di tessuti o cose, lavorava solo il giovedì mattina all'alba, doveva attrezzare il banchino, poi assistere i mercanti durante la vendita, e la sera rimettere tutto a posto. Poi c'era un mestiere anche peggiore, che era il facchino del mercato dei polli, che i polli defecano, e quindi non era metà del mercoledì e tutto il giovedì, perché bisognava il mercoledì andare a stendere la paglia. La quale paglia la sera, quando i polli venivano portati via, veniva ammucchiata insieme allo sterco e gli veniva dato fuoco, facendo un odore non troppo gradevole. Quindi Mariotto ne sa fare di mestieri, è uno picaro perché si adatta comunque, è consapevole delle sue capacità, ma non ne ha voglia di impegnarsi più che tanto, e vive alla giornata. E quindi quando conosce i pittori, ti fa il preparatore dei colori. E quindi cambia un nuovo mestiere. Allora, per il prossimo mestiere.
seconda parte del nostro incontro con i Picari Bastardi, e quindi andiamo avanti un po', ma non c'è solamente Mariotto e Giovanni, che sono quelli, diciamo, gli intellettuali forse della compagnia, ma con sé hanno anche due strani personaggi, una ragazza e un pretino, e un giovanetto, che sono uniti a loro, o sono scappati, o sono uniti a loro, e questo fanno questa squadra abbastanza scombinata, però con tanto di spadoni e di lance, quindi, e essendo incappate appunto nella parte più poliziesca della storia, cioè in una serie di diritti, addirittura Mariotto, che però lo poteva anche se c'era l'avvocatura, in quanto ai tempi del notaio aveva avuto anche un diploma, viene nominato vicario dal podestà e quindi assume le funzioni di poliziotto. Ed ecco quindi che in questo romanzo noi troviamo giallo, storia, delitti, poliziotti e molta storia. Allora, perché Mariotto viene nominato vicario provvisorio? Montevarchi c'era la podesteria a San Giovanni, allora si chiamava Castel San Giovanni, ora San Giovanni Valdarno, c'era il vicario militare, perché San Giovanni era un ex campo militare romano e c'era quartierati 500 armigeri. Con 500 di riserva, quindi nello spazio di due o tre giorni il vicario poteva mettere su un'armata di 1000 uomini, che allora era piuttosto consistente, e poteva intervenire sul baluardo montevarchino, che era ancora città murata, però il vicario di San Giovanni a Montevarchi ci teneva solo una piccola guarnigione nel Cassero, che è un maschio, anche quello 1100 mi sembra, che è a difesa della città, ma non verso Arezzo, addirittura verso Firenze, perché voi lo trovate il Cassero che guarda Firenze, quello nessuno mi ha spiegato come mai, perché Montevarchi è fiorentina da tanto tempo prima che i medici pigliassero Arezzo. Quindi diciamo poi i personaggi. Allora, la ragazza l'ho dedotta dai dipinti del Martinelli, perché è ricorrente come una modella, che è sempre lei, di cui non ho avuto notizia, però ho supposto che fosse questa Gerarda che io ci ho messo. Il pretino mi faceva comodo, perché siccome ci sono molte tensioni tra il potere temporale e la Chiesa, allora avere un prete che era un po' ambiguo di qua e di là poteva far gioco alla storia, come infatti penso l'abbia fatto. Ecco, e quindi una cosa va aggiunta, poi si dà uno spazio a Maurizio per una lettura, che loro a un certo momento, il loro scopo, una volta risolto, o se riusciranno a risolvere, questo vi lasciamo poi alla lettura ovviamente del libro, dovranno andare a Roma, dove la missione ufficiale per il nostro pittore era quella di diciamo imparare le tecniche di un altro grosso personaggio, e poi ci verrà comodo da questa parte, che era il Caravaggio. Esatto. Allora, innanzitutto loro arrivano a Montevarchi per trasferirsi. C'era Giovanni Martinelli, doveva risolvere un problema alla sua mamma, che aveva fatto un pegno al Montepio e gli aveva fregato soldi praticamente, quindi si devono fermare. Capitano in un vicolo dove succede un delitto. Tra l'altro, quel vicolo esiste, anche se non si vede, perché è un vicolo che nel 1944 il Mannucci, che è il nonno di Mario Mannucci, adesso è gestore del negozio di tessuti, tende e materassi, vendeva soprattutto tessuti per abiti. Quando i tedeschi iniziarono la ritirata, aveva paura che gli portassero via la roba, per cui mise tutto nel vicolo e lo murò. Murò l'ingresso davanti sulla via principale e lo murò a metà dentro, no? Solo dopo il passaggio del fronte buttò giù il muro, ritirò fuori la roba, però gli restò comodo perché ci poteva fare le scale per un appartamento di sopra, per cui sparì il vicolo. Allora si poteva, non c'era bisogno di chiedere tanti permessi. Attualmente Mario Mannucci, mio e compagno di giochi di tennis, ci fa, siccome questo vicolo è un vicolo disassato, perché se entra in via Roma, poi
si va dentro, c'è una piccola corte, e l'altra via d'uscita nella via parallela alla via Roma è disassata, per cui c'è questa corte, e lui nella corte ci ha fatto una specie di centro esposizione, no? Ci mette, siccome è socio dei fotoamatori, ci fa l'esposizione degli amici fotoamatori, qualche pittura e via dicendo. Quando a suo tempo si fece, perché ci ho ambientato anche una storia di Bertuccio, allora la cosa gli piacque e gli fu, mettiamoci una targa. Si è fatto una targa di marmo e si è chiamato Vicolo De Bardi, perché Bertuccio si chiama Berto De Bardi, e quindi c'è ancora una targa che ha nominato Vicolo De Bardi. Una targa forse la dedicheremo anche ai nostri nuovi personaggi. A Mariotto. Ecco. Sì, io leggerei una pagina proprio all'inizio dove Mariotto si presenta. Il mio nome è Mariotto Casadei, il che sta a significare, se casomai non lo sapeste, che, considerato il cognome, risulto figlio di padre ignoto o, se preferite, incognito. Un bastardo, insomma. Un bastardino, anche se, come me, porta il nome della Madonna, se è fortunato a per padre, nella fattispecie detto incognito, un personaggio importante. Costui, per mondarsi la coscienza, per farlo sopravvivere con dignità e soprattutto per levarselo di torno, si preoccupa di metterlo al servizio di qualche notabile o sedicente tale. La sua vita però sarà segnata dalla volontà dei suoi padroni. Se mai oserà ribellarsi, non potrà più contare su un futuro agiato. Secondo il giudizio del primo dei miei padroni, era un giovincello troppo irrequieto, sempre in movimento, che faceva e disfaceva le cose senza perseguire una meta precisa. Un ribelle. Ma era un vecchio barbogio e anche avaro, per necessità dovuta a scarsi introiti professionali, non per indole minata da quel peccato capitale. Dopo di lui c'era stato un altro parere, anche quello non troppo benevolo. Questo secondo padrone, quando fu preso da ingiustificato impulso d'ira, mi disse con rabbia che era un picaro, ma forse lo aggiunse per offendermi. Infatti, se mi sento dire bastardo e basta, non mi offendo. Sì, ne vado addirittura fiero. E questo per dipingere questo personaggio di cui si parlava prima. Ecco, tornando all'indagine, tu hai menzionato una istituzione che ricorrerà spesso in questa vicenda, che è appunto il Banco di Pietà, sul quale tu hai fatto una serie di ricerche, perché non è che le cose che leggiamo qui nel romanzo siano infondate, certamente non ci riferiamo a personaggi reali nelle loro figure, però un malcostume all'epoca vigeva. Allora, metà Cinquecento, quindi intorno al 50, così, fino a tutto il 600 è diciamo il secolo dei Monti di Pietà o Montepio. In particolare questo di Monteverchi era stato costituito mettendo insieme varie compagnie caritatevoli e quindi già facendo una prima truffa, nel senso avevano preso tutti i soldi e il capitale di queste compagnie, l'avevano assemblati e poi la rendicontazione era un po' debole. Purtroppo è così. E tra l'altro poi la cosa che mi viene da ridere è che l'edificio del Montepio a Monteverchi esiste sempre, perché il Montepio è andato avanti a Monteverchi, gestito da Monte dei Paschi, fino al 1952-55. Poi è stato abbandonato e ora c'è i vigili urbani. Una volta andà lì per una questione con i vigili, disse: certo, lo potevate scegliere meglio. E quello fa: perché? No, gli fa: guarda, lo lasciamo perdere, non vorrei che si offendesse. E quindi è tutto. Allora, quello che ho messo, la ricerca non so, io ho solo letto dei libri cercando di attingere il poco che mi serviva. Le ricerche sono fatte da illustri accademici di Siena, di Monteverchi, di Firenze, i quali hanno attinto alla documentazione d'archivio di vari archivi, delle banche, delle istituzioni, dei comuni e via dicendo, e hanno documentato questo modo di gestire le fortune dei poveri a favore dei ricchi.
questa è la sostanza, nel senso che quelli che dovevano essere istituti di carità di fatto erano solo istituti a sostegno di chi già possedeva soldi. In più, questo Montepio, prima si è citato il magistrato delle grancie, cioè quello che stabiliva il prezzo del grano. Tenete conto che il prezzo del grano significa il prezzo del pane. Se il prezzo del grano saliva, saliva il prezzo del pane e la gente non poteva più comprarsi il pane per mangiare, quindi c'era il rischio di sommosse, per cui il Granduca cercava di fare in modo che la gestione del prezzo del grano non portasse poi a dei sommovimenti popolari. Le tensioni sociali. Dall'altra parte, se il prezzo del grano stava basso, si arrabbiavano i commercianti perché chiaramente perdevano guadagni. Quindi il magistrato, che doveva essere fine politico, era anche fortemente legato al Montepio e altre istituzioni, perché chiaramente c'erano tutti i notabili dentro e lui in qualche modo ne dipendeva, perché poi erano cariche sì, diciamo, sancite dal podestà, però erano elettive, per cui se uno perdeva i grandi elettori poi non veniva rieletto. Quanto studio occorre per ricostruire un po' tutta quest'epoca? Ma io di solito non programmo, nel senso, smetto quando, di solito quando si cerca questa roba si trova 100 e poi se ne usa 5, 10, non di più, perché chiaramente se no uno si mette a scrivere saggi, io devo scrivere una storia che abbia una credibilità di fondo. Quindi comunque di solito ci dedico 3 o 4 mesi, anche 6, per esempio sul secondo tomo Le spie del vapore che si svolge a Prato. Ovviamente Prato la conoscevo poco rispetto a quello che conosco in Montevarchi. Per fortuna poi ho scoperto che la provincia di Prato, insieme al comune e insieme alla Casa di Risparmio, aveva commissionato a Fernand Brodello, storico francese, una ricerca sulla storia di Prato dal 700 d.C. fino al 1950. Ed è nato un lavoro di, se ricordo bene, 12 volumi, ogni volume 1000 pagine. Per cui sono andato a cercarlo in giro, l'avevo trovato a Prato, poi scopro che nelle cantine di Montevarchi ce l'avevano. E la direttrice della biblioteca mi dice: ma lo vuoi in prestito? E certo lo vuoi in prestito, posso venire a consultare un affare che pesa 4 kg e 1000 pagine. Per cui poi ho preso in prestito il volume che trattava dal 1750 al 1850, un secolo, e dove c'era l'invasione napoleonica, e l'ho letto tutto con accuratezza, anche lì pigliando appunti perché non ci potevo scrivere sopra, io ho la cattiva abitudine di fare le chiose nei libri, ancora a biblioteca non potevo, allora feci un fascio, un quadernino, e lì nel quadernino un Moleskine di quelli grandi, formato grande, dove ho tutti gli appunti, perché poi ci riattingo, ma ripeto, rispetto alle cose trovate si usa sempre pochissimo, perché l'obiettivo è quello di dare credibilità ma non esagerare con le notizie. Sì, ma in effetti in questa storia c'è un po' di tutto. Si diceva prima, c'è l'arte, l'arte del periodo, c'è il costume, c'è il malcostume e c'è anche l'alimentazione, perché anche questo, cioè, tu l'affronti facendo capire anche il censo influenzava anche le modalità, ovviamente, come anche oggi, di accoglienza, e quindi direi che è un bel viaggio nel 1600. Poi una cosa di cui sono fiero è che ci ho messo la monaca Pizzocca, la Pinzocera, che a Montevarchi io l'ho vista, una monaca Pizzocca, quando ero ragazzo, e i montevarchini non lo sanno. E invece era una cosa che usava, è più del sud, però a Montevarchi in qualche modo c'era la monaca Pizzocca. E spieghiamo però che cos'è la monaca Pinzocchera. È una monaca laica che non vive in convento e che diciamo ha fatto voto di castità e che si occupa a modo suo di religione, molto a modo suo, gestendo piccoli poteri anche lei. E praticamente hai visitato varie epoche in tutti questi romanzi, ma ecco, se dovessi tirare, poi la risposta ce la dai quando si riparte, perché qui stiamo scadendo, se dovessi tirare un
Qual è poi l'epoca che rappresenta meglio il popolo toscano? Ma io credo il Rinascimento. Terza parte, e a questo punto facciamo entrare in trasmissione anche il nostro collaboratore Stefano Cavalli, che vediamo oggi cosa ha trovato, cosa l'ha ispirato il romanzo di Oscar Montani. Buonasera a tutti e tutte. Allora, in questa puntata vi porto un film, naturalmente un saluto anche a Giuseppe, a Maurizio, al vostro ospite, e vi porto un film che credo sia in linea con il libro che state presentando, e che è appunto L'ombra di Caravaggio, un film del 2022 per la regia di Michele Placido, con Riccardo Scamarcio nei panni proprio di Caravaggio. Di cosa parla questo film quando è ambientato? Beh, il protagonista, diciamo, è abbastanza evidente chi sia. Siamo nel 1610, appunto Caravaggio è condannato a morte per omicidio, perché ricordiamo che la vita di Caravaggio è stata sì ricca di molta arte, arte che ancora ci parla da quanto è contemporanea, ma ha avuto un'esistenza sicuramente travagliata e fatta appunto macchiata anche dall'omicidio. Caravaggio appunto è in continua fuga, ci racconta la trama dei suoi molti nemici. Paolo Quinto decide di verificare appunto se sia possibile graziarlo, e dell'indagine viene incaricato un misterioso inquisitore che è appunto conosciuto come L'Ombra. Il suo compito, ci dice sempre la trama, sarà quello appunto di scavare nella vita dell'artista e conversare con chi lo conosceva per comprendere se l'uomo sia un folle o un genio. Il dibattito in qualche modo si potrebbe dire che è ancora in corso, anche se le molte mostre, non ultima quella bellissima I pittori della luce, che si è svolta non molti mesi fa a Lucca, almeno io l'ho vista lì, poi non so se è stata portata anche altrove, insomma ci dimostra che appunto non soltanto Caravaggio era un grandissimo talento, quello sicuramente, magari macchiato certamente anche dalla follia, e che ha lasciato poi appunto tanti eredi, i cosiddetti caravaggeschi, che come dire continuavano o provavano in qualche modo a continuare la sua opera. La regia è di Michele Placido, come già detto, quindi niente, io come ogni volta vi lascio al trailer di questo film, che è appunto L'ombra di Caravaggio del 2022 per la regia di Michele Placido, e vi lascio appunto. Mi hanno ordinato di pentirmi, ma io non so di che pentirmi e non voglio pentirmi. La Chiesa non è pronta per questo. Vi ho fatto convocare in segreto per indagare su certi dipinti che offendono le rappresentazioni sacre nelle nostre chiese romane. Caravaggio è un pittore eccelso. 4 anni fa si è macchiato di un grave delitto. Uccise un uomo. Che ti preme di tanti Cristi in croce? Che vorrei fissarmeli qui. Il maestro amava dipingere il dolore dell'umanità. Non posso, mi aspettano. Non sono io che vi aspettavo. I miserabili. Ero anche una povera puttana, ma sono diventata la madre di Dio. Tu e voi tutti dell'Accademia intera non avete occhi per vedere quel ritratto. Ma io non vi sfido! Non vi vedo! Solo un uomo tormentato come Michele poteva creare questo capolavoro. Caravaggio è un pittore meraviglioso. È la sua vita che è sporca. La verità è solo quella riportata nelle Sacre Scritture. Ne siete consapevoli! Cosa volete? La rinuncia alla vostra arte. La mia vita è la pittura. Se me la togliete, mi togliete la vita.
Caravaggio, quindi una versione cinematografica abbastanza recente, che sta già affrontando una nuova avventura di questo gruppo di picari. Diciamo, avevo progettato la trilogia perché mi interessava soprattutto altri argomenti, tipo per esempio il rapporto chiesa-potere temporale e gestione della prostituzione, che era allora un problema molto grosso. E poi nel terzo affronto i delitti, siccome c'è un cambiamento epocale nella struttura delle famiglie, affronto i delitti che potevano essere avvenuti nell'ambito delle famiglie. Ecco, ora lo sto rivedendo il terzo, ma è praticamente finito, non credo di aggiungerci niente. Quindi a breve vedremo già il secondo, insomma. Il secondo è già impaginato, me lo mandarono senza nemmeno avvertire la vigilia di Natale, per cui mi telefonai all'editore, che era prossimo al cenone, gli fa: ma scusa, ma mi sembra un po' presto, ancora nelle librerie non ci è andato il primo, sicché forse tra ragione mi sono fatto pigliare la mano. Quindi ora gli ho dati via per fine agosto, in maniera tale si va a settembre. Una nuova stagione. Tra l'altro, appunto, il Caravaggio, ricollegandomi anche a quello che abbiamo appena visto, tu ovviamente, come ci avevi già detto, lo menzioni come un personaggio che tocca la epoca dei nostri... Era già fuori dalla scena. L'omicidio era già commesso e quindi... Tra l'altro mi ha colpito, avendo letto il libro ovviamente, la prudenza di Mariotto, del tuo protagonista, nel senso di sia nei rapporti con i palazzi del potere, con la Chiesa, ma anche in certe situazioni dove c'è da tirar fuori la spada. Tutto l'opposto ovviamente del personaggio di cui abbiamo parlato, che ovviamente si faceva meno freni. Ecco, invece Mariotto è uno che ci sa stare in questo contesto di equilibri delicati e anche pericolosi con i potenti. Sì, allora, nel libro la tira fuori all'inizio per difendere un nobile importante che si chiama di Concino Concini, di Terranova Bracciolini, non è di Montevarchi. I Concini era andato in Francia e aveva acquisito un potere straordinario, nel senso talmente tanto grosso il potere che Luigi XIII, finita l'adolescenza e preso il potere, lo fece subito ammazzare. Tanto per... I Concini aveva lanciato il cardinale Richelieu, cioè il cardinale Richelieu era una creatura dei Concini. Mariotto, pur non sapendo chi fosse, lo vede aggredito di notte e interviene con la spada, però non è che uccide nessuno, ferisce e poi dopo la ferita la ritrova, perché uno era zoppo ovviamente. Il linguaggio come lo affronti? Ma il linguaggio, questa è una buona domanda, perché allora, mentre per Bertuccio avevo trovato dei testi e l'avevo letti e cercavo di assimilare soprattutto la musicalità del linguaggio parlato di fine 400, qui siamo nel manierismo più pieno, quindi non è... Allora ho scelto un linguaggio semplice con qualche parola dell'epoca, senza però strutturare più che tanto la frase, perché sennò poteva risultare un po' ridicolo, ecco, questo. Però, diciamo, poi la sostanza è questa. In questi romanzi storici o di ambientazione storica, una cosa che bisogna fare, almeno io cerco di farla, è quella di starci dentro come se tu fossi anche te un attore sulla scena e tu parli con i tuoi personaggi e tu li ascolti per sentire se fanno stonature, se prendono qualche stecca. Non sempre ci si riesce, ovviamente, perché non è un mestiere facile. Cosa curiosa che c'è anche nel romanzo, e te la volevo domandare, per motivi che ora poi non approfondiamo troppo, però c'è una digressione sulle qualità dei semi, perché c'è una persona che vende semi e quindi racconta, vende la sua merce abbinandole alle proprietà di questi semi. Ecco, questo mi ha incuriosito. Sei andato a fare un riscontro anche per quello che erano le conoscenze dell'epoca.
Allora, questa cosa l'ho imparata sul cammino, che però non l'ho fatta a piedi né in bicicletta, anche se era nei miei obiettivi, però. L'ho fatto in macchina, che già è tanto lungo anche in macchina. Accorso al Ponte della Reina, che è una tappa intermedia, c'era un negozio di semi. Che un po' di spagnolo riesco a intendere, feci un posi dei quesiti al semaio e mi disse che i pellegrini portavano con sé acqua e semi, perché i semi si mantenevano, no, non deperivano, e l'acqua ci voleva per masticarli, ovviamente, però davano grossa alimentazione. Allora mi dette poi una lista in spagnolo di semi, che poi ho ritirato fuori e sono andato a consultare Inter per capire le proprietà delle varie semenze. Ecco. Perché io, al di là dei semi di zucca e dei semi girasole, non è che proprio tanto lontano. Che poi tra l'altro suggeriscono di non tostarli, tantomeno di alcuni di questi semi, insomma, perché perdono in effetti un po' di umidità. I semi di zucca ai supermercati li vendono non tostati, verdi. Certo. Che, insomma, sono buoni, ma io da ragazzo preferivo quelli salati. Sono perfettamente d'accordo. E poi tra l'altro ancora personaggi che hanno delle qualità che per le investigazioni sono molto utili. Mi riferisco al pittore, cioè quello di riuscire anche a far parlare le persone e capire se dicono o non dicono la verità. Allora, Giovanni Martinelli, vi consiglio, Montevecchio organizzò una bella mostra 6 o 7 anni fa, io ho il catalogo. Comunque vi consiglio di andare su internet, perché è un pittore che usa molto i primi piani e quindi usa molto l'espressione dei personaggi per rappresentare un'atmosfera, un sentimento o via dicendo. E quindi ho supposto, non è scritto da nessuna parte, che avesse questa capacità innata di saper leggere il non verbale dei personaggi e capire soprattutto se raccontavano balle o dicevano la verità. Visto ci avviamo a termine, sì, se un argomento si è sfiorato appena, più che altro. Le donne hanno un ruolo importante in questa storia. Sì, ma allora, le donne, ripeto, ho detto prima, il 600 c'è già una forte mutazione nei rapporti di potere all'interno della famiglia. La donna sta acquisendo una sua autonomia e un suo valore, una sua indipendenza. Io ovviamente, senza esagerare, gli ho dato degli spazi e poi si vedrà nel terzo tomo, quando uscirà, che qualcuna se ne piglia anche troppi, ma non voglio dare anticipazioni. Non anticipiamo nulla. Comunque è proprio, direi, un viaggio tra gli usi, costumi e i vizi di un'epoca. Questo ovviamente accentuato anche dalle disavventure dei protagonisti. Però, come si diceva, certi poteri purtroppo nel tempo non cambiano. Allora, tanto per fare una chiusura, il Granduca Leopoldo, che stava conducendo e dirigendo la bonifica lombardichiana, con, ora non mi ricordo il nome, era un politico, ma era anche ingegnere idraulico di Arezzo, fece una visita a Montevecchi e c'è una sua relazione al Consiglio di Stato. Dice: Montevecchi è terra e di persone non hanno voglia da fare, no? Non vogliono fare nulla. Vanno a lavorare il giovedì al mercato, consumano i soldi venerdì e sabato, la domenica dormono perché sono stanchi, il lunedì cominciano a girare in gruppi le campagne per rubare polli, maiali e galline. Pronti poi il giovedì a ricominciare. Questo è scritto dal Grande. Beh, certo, insomma, era una realtà abbastanza vivace, direi, sì, Montevarchi, sì. Insomma, ecco. Ma come la prendono con cittadini tuoi? Ormai gli autoctoni, purtroppo, siamo una delle cittadine toscane dove c'è più immigrazione. Quindi c'è un grosso nucleo di cingalesi, albanesi, ci sono cinesi. Quindi ormai su una popolazione titolata intorno ai 25.000 7.000 sono extracomunitari, quindi è cambiata, ci si ritrova con vecchi compagni di scuola, ma i ragazzi non,
non si sa più nemmeno se sono toscano o no, quindi anche le istituzioni tipo l'oratorio o il circolo Arci, la casa del popolo, non esiste mai. Non è cambiato completamente. Bene. D'altra parte questo un po' avviene da tutte le sì, parti. Sì, esatto, infatti, una realtà comune. Anzi, la Toscana ha appoggiato in tante cose l'inserimento delle cose, ma va bene, sono i tempi. No, che... nel senso, io lo vedo anche alle mie presentazioni, sono tutte persone sopra 55-60, mai che ci ho visto un ragazzo di 20. E comunque sia, mi mettono nei suoi panni, non capirebbe nulla, glielo dico. Quello è il problema. In massa giovani, ma noi eravamo insieme una settimana fa nella nostra biblioteca, ma dovunque andate, effettivamente i giovani, ce n'è tanti anche che frequentano la biblioteca, li vedete le librerie e tutto, però difficilmente poi si interessano ai contenuti delle cose. E questo, vabbè, c'è la scuola, deve pensare a questo, però forse sarebbe bene anche, perché poi da tutte queste cose si apprende la vita vera, che poi il bello di questi romanzi, pur di fantasia che possano essere, però ti rispecchiano la vita quella che è stata. Sì, no, ma io siamo in registrazione. Sì, no? siamo ancora. Allora, a Montevarchi, dove c'è la ex sede di Montepio, ora ci sono i vigili urbani, c'è una targa, a proposito di targhe, c'è scritto Piazza Vittorio Emanuele II, già Piazza del Presto, perché c'era il Montepio e faceva prestiti. A un ragazzo gli fa: che vuol dire presto? Mo vorrà dire che non è tardi. Allora uno s'abbatte, no? S'abbatte, sì, perché probabilmente in molti non c'è neanche l'interesse a approfondire. Abbiamo approfittato di un paio di minuti in più, e a questo punto ci scusiamo con la regia, e grazie a Oscar Montani o Marco Santoni, che poi diciamo, il quale ha creato i Ficari, mentre il figlio Vanni, che tanto ora bisogna anche reinventarlo, perché tanto lo speriamo, che sarà presso a pista, che seguite, non è con noi, ma stai, non è che... Tanto ora non si registra mai più. Sì. Allora sto zitto. E lui ha cercato i personaggi precari, quindi, Ficari e precari, ricordate questi nomi e studiateli un po'. Vi diamo un compito per le prossime settimane. Allora, da parte mia, di Maurizio Gori, buona serata. Una buona fine di serata a tutti e grazie di averci seguito.